109 Palumbo! La campagna vaccinale va avanti a pieno ritmo e gli italiani hanno voglia di uscire dall'incubo della pandemia. Qui siamo in Sicilia, dove gli anziani più fragili possono ricevere dosi AstraZeneca anche senza prenotazione. Questo assemblamento è... Già, qualcuno ci viene l'infarto là dentro prima di vaccinarsi. Perché le persone vengono e vogliono passare prima. Lo sai che cosa c'è? Un caos. Danno un foglio dove devi scrivere il nome, gente che scrive 4-5 nomi. C'è una disorganizzazione mai vista. Da 2 giorni si presentano in centinaia pronti a scoprire il braccio per l'iniezione. Ma se al villaggio Mosè di Agrigento qualcosa è andato storto, nel resto d'Italia si procede spediti. Il Veneto ha fissato per il 14 novembre la fine della campagna di vaccinazione, mentre il Lazio ha inaugurato oggi il 154esimo centro vaccinale della regione, La Vela di Tor Vergata, che domani partirà con i vaccini Johnson & Johnson. La Lombardia, partita a fatica, invece, ora marcia pieno ritmo. Sì, abbiamo raggiunto 68.500 vaccinazioni e potremmo farne anche di più, possiamo superare i 100.000. Speriamo che arrivino i vaccini. E nel pomeriggio il commissario all'emergenza ha garantito l'arrivo di altri 2 milioni e mezzo di dosi entro fine mese. Buongiorno a tutti, Presidente, che piacere. Durante la sua visita in Puglia poi ha ribadito anche la necessità di proteggere prima i più fragili. Solo dopo, ha detto, sarà possibile aprire alle categorie produttive. Messaggio subito accolto dalla Sanità del Lazio, che martedì aprirà infatti le prenotazioni per le under 60 con patologie. Ieri è stata la giornata record di somministrazioni a livello nazionale, oltre 380.000, e oggi probabilmente verrà sfondata quota 5 milioni di immunizzati con doppia dose.